L'udienza di oggi al Tribunale di Pescara si esaurisce il lungo dibattimento per il processo sulla tragedia di Rigopiano. Mercoledì prossimo è prevista la sentenza. Dopo le repliche di ieri della pubblica accusa e di alcune parti civili, stamani è stata la volta di alcuni difensori, in particolare di Marco Spagnolo e Luca Iadecola, per gli imputati della provincia di Pescara, Paolo d'Incecco e Antonio Di Marco. Alcune puntualizzazioni in merito alle accuse di scarsa attenzione dell'ente, che, ha ricordato Spagnolo, era in totale disarmo per le esigue finanze a disposizione per la cura delle strade, appena 90.000 euro da distribuire su chilometri e chilometri. L'avvocato Galasso, poi, per conto del Resort del Rosso e dell'ex direttore Bruno Di Tommaso, ha ricordato che non era compito della proprietà di chiudere l'hotel, provvedimento che può essere indicato solo dalle istituzioni per ragioni di sicurezza. È stata la volta poi dell'avvocato Cristiana Valentini, per conto del sindaco, riferendola a Ilario Racchetta, accusato di aver tutelato gli interessi privati piuttosto che la sicurezza delle persone. Un tipo di accusa, precisato la Valentini, che lascia prefigurare il reato di peculato per il quale Lacchetta è già stato prosciolto sul particolare del crollo del tetto della stalla Martinelli, segnalato come priorità piuttosto che isolamento dell'hotel Rigopiano. La Valentini ha precisato che era obbligo di Lacchetta segnalare eventi avversi in quel momento di sua conoscenza, non tanto di presunti rischi che incombevano sull'hotel. Ed in mattinata, sempre al Tribunale di Pescara, si è tenuta l'udienza per la sparatoria di Piazza Salotto dello scorso 10 aprile. Sono 60 i giorni a disposizione per lo staff di consulenti del Tribunale di Pescara per valutare le condizioni psichiche di Federico Pecorale, il 29enne di origine abruzzese, che lo scorso 10 aprile ferì gravemente con diversi colpi di pistola il cuoco Jeffrey Rosado Guzman in un ristorante a Piazza Salotto. Questa mattina davanti al giudice ha giurato la psichiatra Federica Bellante, che si avvarrà anche di una criminologa forense. Contestualmente anche la difesa dell'imputato e la parte civile hanno indicato dei consulenti di parte. Per quanto riguarda quest'ultima, l'avvocato Piero Bisceglie ha indicato lo studio di psicopatologia e criminologia forense del dottor Michele D'Andrea Giovanni, coadiuvato dalla criminologa Carmen Fedeli. L'avvocato di Pecorale, Valentina Aragona, ha invece indicato lo psicologo Gianmarino Ressali, anche lui coadiuvato da un criminologo forense. Il quesito posto riguarda non solo l'eventuale infermità al momento dell'aggressione, ma anche l'eventuale pericolosità allo stato attuale di Pecorale, anche questa mattina presente in aula. Prossima udienza è il 18 maggio per la discussione.